festa di piazza con tanto di gruppo musicale che dal palco centrale accoglie l'arrivo del corteo con gli inni dei lavoratori comunisti e dei briganti che vogliono cacciare l'invasore. È la prima grande manifestazione pubblica della CGIL di Castrovillari dopo lo scandalo che travolse il segretario comprensoriale Bonadies. Lo sciopero generale della CGIL del 6 maggio per protestare contro i tagli e le politiche del governo nazionale a Castrovillari raccoglie diverse organizzazioni, le scuole, le rappresentanze lavorative precarie del comprensorio del Pollino, della Sibaritide e del Tirreno. Ma sono pochi i sindaci presenti, meno di 10, in un territorio che da solo è metà provincia di Cosenza. 1000 circa i partecipanti, sebbene se ne aspettassero 3000. Tuttavia, fanno sapere dal palco a metà manifestazione, l'astensione dal lavoro supera l'80%. Fanno breccia tra i partecipanti le parole di un giovane studente dal futuro incerto e di una lavoratrice precaria che ricorda che l'unico diritto garantito è di avere investito in lavoro e in professionalità. Ma anche quelle di un sindaco amato dalla gente, Giovanni Manoccio, che dal piccolo centro di Acquaformosa, con la sua antica passione politica farcita di concreta solidarietà, vuole trasformare il borgo del Pollino in una seconda Riace in tema di accoglienza degli immigrati. È lui a ricordare che l'idea della piazza, l'idea della CGIL, è l'unica costante rimasta in una politica ballerina, anche a sinistra. Ma anche a dire concretamente che sia il sindacato, sia le istituzioni, quelle serie, devono rendersi conto che esistono crisi insopportabili e che bisogna voltare pagina. Il corteo, partito da San Girolamo tra slogan, striscioni e sventolio di bandiere, ha percorso via 20 settembre e corso Garibaldi per arrivare al palco di Piazza Municipio, dove sono intervenuti, oltre il segretario generale comprensoriale Angelo Sposato, la rappresentante regionale Claudia Carlino e il segretario nazionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza, CGL, Mimmo Pantaleo.